ieri sono venuta anche a quella vicina. Ce sont tous des livres qui sont interdits dans l'ancien régime. Sono passati pochi giorni da quando il regime del presidente Ben Ali è caduto, insieme con i personaggi simbolo della corruzione. Una presidenza che era iniziata bene all'insegna del rinnovamento e che ha certamente fatto molte cose buone in favore della modernizzazione del paese, negli anni si è andata via via corrompendo per trasformarsi in odiosa dittatura. La famiglia presidenziale, diventata prima corte, poi casta e infine cricca, è stata letteralmente spazzata via da un moto di ribellione popolare unanime. Libertà. Questa è la parola chiave di una vera e propria rivoluzione che è esplosa all'improvviso, cogliendo tutti di sorpresa. Oggi la gente, tutta la gente, a Tunisi chiede a gran voce libertà, libertà di parola, di espressione, di stampa, e rivendica così il diritto alla propria dignità. Abbiamo raccolto davanti alla sede dello storico sindacato dei lavoratori fondato nel 1914 le espressioni di questa volontà popolare manifestate da quattro personaggi della sinistra comunista tunisina, Dali Mohamed Yacob, Najiba, Zakia et Nourdin. Patrice, bonjour, Libera Tunisia. Je suis Najiba, on est amis à Facebook et j'ai parlé à pas mal d'amis pour toi, pour qu'ils soient amis avec toi sur Facebook et nous t'attendons tous avec impatience en Tunisie. Libre. Libre. Mais nous sommes enfin libres. Mais Patrice, le dictateur est mort, mais la dictature est encore là. Et nous sommes là pour lutter contre cette dictature et contre ces pions sanguinaires de la dictature sanguinaire. La Tunisie non est libre seulement deux mois de la révolution, mais prima anche de la révolution. Siamo fatto così per essere rivoluzionari. Oggi come oggi troviamo una bella piazzetta rossa. Rossa nel senso il colore della rivoluzione, il colore d'andare più avanti, avanti con i nostri cervelli, avanti con i nostri bracci. Siamo sindicalista e cerchiamo d'andare da un'area molto molto protagonista per una bella Tunisia che essere un esempio per il mondo orientale, non senso solo orientale, anche per tutto il mondo arabo. Comunque è stato un esempio con Najiba. Senza mi sbaglio Zakia, Zakia comunque a me mi dispiace, è stata una di vittima, di donne vittima della Tunisia, è stata una che ha dimostrato il suo bagaglio come una rivoluzionario, quando lei ha dato un bel braccio a quanto riguarda la piscina miniera di Ardaif, Gafsa, Ardaif. Cosa faceva prima? Insegnante? Lei è una insegnante, una ricompensa dell'ex regime, non dice l'ex presidente, però è stata tutta un sistema, l'hanno mandata a casa, non solo a casa, lei è stata comunque ospite ai bel carcere, è stata al carcere per 3 mesi e mezzo. Zakia Difaoui, enseignante de l'enseignement secondaire, j'enseigne l'histoire géo à Kairouan et j'étais aussi journaliste qui travaille avec le journal Mouatinoun. J'ai essayé de visiter Irdaïf en fin 2008. C'est comme par hasard, c'est le jour où j'ai mis mon pied sur les terrains de Irdaïf, j'ai trouvé une manifestation organisée par les femmes de Irdaïf. J'ai participé à cette manifestation et j'ai été arrêtée par la police politique et j'ai passé 3 mois et demi de prison. En sortant de prison, j'ai trouvé que monsieur le ministre de l'éducation m'a résilié de mon travail et jusqu'à maintenant je suis en chômage et c'est tout. Merci, maintenant on est en train de vivre l'instant de l'honneur, l'instant de révolution, l'instant de...
politique du peuple, où le peuple a déjà dit son mot, a déjà dit son avis, et maintenant je crois que tout va bien. Il caro compagno è stato esilato in campo militare e quello al deserto Tunisia per le sue opinioni, per la sua attività politica sindicalista. E quello è un piccolo esempio e c'è un altro. Dans cette révolution, il y a le côté artistique et littéraire du mouvement. Il y a des gens qui font des tableaux sur la rue, il y a des gens qui fêtent la révolution. Donc le peuple tunisien, c'est un peuple qui n'est pas barbare comme ils l'ont voulu nous présenter, ou bien un peuple qui est esclave des touristes. Donc moi, je fais la critique littéraire, et nous, les écrivains et les poètes et les critiques littéraires, on va faire le vendredi, on va organiser une manifestation pour unir tous les écrivains et tous les poètes et les artistes à continuer à démanteler la dictature, le système de la dictature, et à donner un nouvel horizon de beauté, de la bonne vie à la révolution. Merci. La bandiera, dove c'è la stellona. Vive la Tunisie. Vive la Tunisie. Vive le peuple tunisien. Cerchiamo oggi come oggi di dimenticare una parte della nostra storia che è stata scritta di mani di fascista, di mani di terrorismo, che hanno cercato soltanto fare pieni le loro tasche di soldi, di denaro, denaro sporco, che non ha nessun senso. Viva la Tunisia, viva il popolo tunisino, per tutti i cittadini di Prato, qui è il paradiso, un altro paradiso, la terra della libertà, la terra della Tunisia. Adesso come adesso tutto il mondo sta aspettando la primavera e spero che questa primavera sarà da un bel colore, il simbolo della libertà. Forza, forza la Tunisia.